Buona giornata. È proprio vero che occorre mettere dei punti. Alla fine di una frase io metto il punto per dire che è terminata. Così come alla fine di una storia a volte metto un punto per dire che è finita. Che non è solo una questione di ortografia, ma una questione anche di coraggio nel saper mettere un punto. E sapere anche che il punto, il Signore Dio, non lo mette mai con ognuno di noi. Non chiude, non chiude. Noi potremmo, diciamo, chiudere noi per certi versi, ma Lui non chiude mai. Ed è proprio questo punto che Lui non mette nella nostra vita e nel nostro dialogo, nella nostra storia con Lui, che apre una speranza, ma che apre anche al fatto che anche malgrado tanto tempo uno non è stato, non ha frequentato, non ha avuto un legame, è stato lontano dalla presenza del Signore, lui non vede nient'altro che ricominciare quella storia, che ricominciare quella frase. Questo coraggio continuerà a metterlo lui, quasi come un mendicante che chiede una risposta ad ognuno di noi. Allora ringraziamo di questo atteggiamento, ma ringraziamo anche che questo atteggiamento ognuno di noi lo porta dentro, nel modo con cui compie anche il perdono là dove siamo. Il Signore ti illumini e ti benedica. Buona giornata.